Non c'è coronavirus che regga. Teramo non rinuncia alla sua tradizione culinaria più antica e raffinata, preparare e gustare una bella scodella di virtù. Le virtù infatti sono il piatto tipico del 1° maggio a Teramo, non sono un minestrone, non sono una zuppa, sono un piatto unico in tutti i sensi. Chef incontrastato della delizia primaverile, Marcello Schillaci, che non potendo riaprire la sua locanda di Porta Romana, si appresta al servizio di asporto. Chiaro che per fare le virtù non si può scherzare, no? Le vere virtù richiedono impegno, passione, amore, tutto quello che poi concerne, diciamo, la tecnica, l'esecuzione. Quest'anno è solo da sport, nella speranza che il prossimo anno, diciamo, si possa tornare a godersele anche sotto questo magico porticato. Questo piatto non è un minestrone, è un piatto che risale alla notte dei tempi, ci vanno 50 ingredienti, anche qualcosina di più per chi ha queste capacità. Chiaramente la storia si rifà a un rito propiziatorio, quando si metteva alla fine dell'inverno e all'inizio della primavera si faceva questo rito propiziatorio mettendo insieme il vecchio e il nuovo. In pratica tutti i legumi secchi, le paste secche, l'osso di prosciutto avanzato dalla stagione passata, con tutte le primizie dell'orto, con tutti gli odori dell'orto. E qui la grande abilità è saper amalgamare i sapori e non far eccedere un sapore sull'altro. Voglio dire, un piatto che richiede esperienza, tecnica e tanto lavoro e tanta passione. Le virtù teramane quest'anno si arricchiranno di un nuovo ingrediente, la solidarietà. La locanda della famiglia Schillaci, infatti, distribuirà piatti caldi gratis a chiunque si trovi in grave affanno economico. Quest'anno io con la mia famiglia abbiamo deciso di fare una cosa che in altri tempi era normalissima, cioè quella di distribuire, di vivere, condividere il piatto con persone che non avevano la possibilità di poter fare questo piatto. C'era tanta solidarietà in altri tempi, per cui le famiglie che avevano questa opportunità di fare le virtù si preoccupavano anche di farne un po' di più per poterle poi distribuire ai poveri. Ecco, in un momento come quello di quest'anno, che ha messo un po' in crisi parecchie famiglie sotto l'aspetto economico, noi abbiamo sentito questo bisogno di ripetere una cosa che si faceva in tempi in cui, diciamo, era il caso di farlo, no? Negli ultimi anni il benessere aveva portato un po' a sminuire questa cosa, però le virtù nascono anche sulla base di questo rapporto con i più poveri, la generosità, la solidarietà, era un passo molto importante. Teramo, città piena di virtù.